sempre l'ultimo a saper le cose. È scoppiata la crisi mondiale, io ero in cucina, mangiavo una mela. Congratulazioni a voi, ma che bel bambino. Ego Mostro è il mio secondo album, ho scelto questo neologismo, è un gioco di parole fra Eco Mostro, che è una costruzione brutta all'interno di un bel paesaggio, invece Eco Mostro si può definire come una brutta costruzione all'interno dell'animo, più o meno. Mi piaceva molto questo neologismo perché lo trovo particolarmente efficace, soprattutto in questo periodo storico in cui c'è bisogno di approvazione nell'aria e l'ego delle persone con i social soprattutto è parecchio amplificato. No, parecchi, il disco è autobiografico, molto autobiografico rispetto a Un meraviglioso declino, che era il mio primo lavoro, che forse era più una finestra sul mondo, invece Eco Mostro è una finestra rivolta verso l'interno, il mio animo. Ed è stato un lavoro lungo, sia di scrittura che anche musicale, quasi 2 anni per produrre sia la musica che poi i testi definitivi. Poi lavoro moltissimo anche sull'aspetto testuale, lo trovo fondamentale. Quindi il disco si può definire una sorta di concept album su delle brutture che ho vissuto in prima persona negli ultimi 2 anni. Mi sembra, la mia generazione sì, siamo una generazione molto impaurita, forse anche dal futuro, un po' anche il periodo storico che non è dei migliori dal punto di vista sociale, economico, anche artistico se vuoi. Dall'estero ti accoglierà con un sorriso. Ah, forse il premio Tenco, che sì, quello forse è il riconoscimento più, e poi forse in Italia è anche il riconoscimento più alto che può essere assegnato a un cantautore. Poi Luigi Tenco è uno dei miei autori preferiti, quindi ci tengo. Serve arrivare per tempo, se alla fine chi ha vinto ha perso lo stesso. Pare bene. Potrebbe andare meglio, non sono una persona ottimista di natura, però mi sembra un periodo ottimo, anche in generale forse per la musica siciliana. Vedo che c'è un ottimo fermento, penso a Di Martino, Cesare Basile, Niccolò Carnesi, Fabio Rizzo con la sua etichetta, ci sono tantissime realtà lì, che è un cantautore bravissimo, tra l'altro ho prodotto i suoi 2 dischi, uno l'abbiamo ultimato da poco ed è veramente molto bello e uscirà penso entro l'anno. Un saluto ai fan di Urban Week, con la pesce.